Allora, cortocircuito dedicato alla realtà aumentata, a lezioni di realtà aumentata per capire che cosa sta avvenendo nei vari ambiti, e lo facciamo con quattro esperienze differenti: Giovanni Caturano, Spin Vector, Andrea Giansanti, Oniride, Mauro Rubin, Joinpad, Emanuele Tarducci, Fondazione Mondo Digitale. Inizia la relazione, Giovanni, a te. Grazie. Ok, vi do giusto qualche ragguaglio sull'azienda. Nasciamo come sviluppatori di giochi, poi abbiamo avuto l'idea di portare la tecnologia dei giochi in realtà aumentata, e questo ci ha avvantaggiato nell'ottenere un investimento da parte del gruppo Intesa San Paolo, che ha investito 2 milioni nell'azienda. Abbiamo vinto una serie di premi e adesso ci stiamo espandendo a livello internazionale. Premi che sono venuti da Samsung, da Nokia, da Intel, da Microsoft, circa $500,000 in premi, e una serie di altri riconoscimenti, non in denaro ma comunque molto importanti, tra cui il Best App Ever Award e un premio da Confindustria, che è stato il nostro primo premio nazionale nel 2012. Siamo stati contenti di avere un riconoscimento in patria. Questi sono alcuni dei nostri clienti e dei nostri partner. Sulla destra i partner tecnologici, il resto è quasi tutto clienti. Penso che un po' tutti riconosciate quasi tutti i logo che ci sono. L'idea quindi di passare dalla tecnologia dei videogiochi agli ambienti immersivi, cosa che avevamo iniziato a fare. Abbiamo fatto il nostro primo visore per realtà aumentata nel 2006, quindi più o meno 10 anni fa, proprio in questo periodo lo presentavamo, costruendolo da soli perché non avevamo niente di simile sul mercato. Un mercato che invece oggi sembra essere molto promettente, e questa è la previsione di Goldman Sachs per i prossimi 5 anni, che prevede una dimensione del mercato della realtà virtuale aumentata che raggiungerà quello dei PC attuale. Questo è molto rilevante anche in termini di significato, perché non è soltanto una questione di quanti soldi ci vanno, ma anche di impatto. Quando i PC sono entrati sul mercato, le persone, io me lo ricordo, le persone dicevano: che ci devo fare con un computer, a che mi serve? Dopo un po' è diventato qualcosa che ti serve e basta, perché quello che ci devi fare non dipende dal PC, non dipende dalla tecnologia, dipende dal software, perché è una piattaforma. Lo stesso succederà con la realtà aumentata, a mio avviso, cioè è qualcosa che al momento tutti si chiedono cosa sia, ma in futuro diventerà uno strumento utilizzabile tantissimo, come ritiene per esempio Gartner, che fa ogni anno questo hype cycle, dove di anno in anno la realtà aumentata si sposta più velocemente delle previsioni dell'anno precedente. È questo pallino qui sulla discesa, quindi, che sta per diventare produttiva. Se vedete quello del 2016, questo è dell'anno scorso, già si è spostata di 2 anni in avanti in un solo anno che è passato. DigiCapital addirittura prevede che per il 2020 il mercato di realtà aumentata e realtà virtuale raggiunga superi 140 miliardi di dollari, con sola realtà aumentata che arriva a 120 miliardi. Vedete la parte blu scura, quella realtà aumentata rispetto alla realtà virtuale, quindi un incremento sempre maggiore della realtà aumentata rispetto alla realtà virtuale. Infatti ci stanno investendo, per esempio, tutti questi soggetti qui. Questi sono gli investimenti più grossi. Ognuna di queste aziende ha investito alcuni miliardi nella realtà aumentata, ma anche Apple non sta a guardare, e un po' tutti quanti ci stanno investendo, Intel stessa che collabora con noi ci sta investendo, Nvidia anche. Ora, noi ormai da un paio d'anni sentiamo molto parlare di realtà virtuale. La prima cosa che fa una persona generalmente quando si mette un visore per realtà virtuale è cercarsi le mani. Questo non succede nel nostro approccio alla realtà aumentata, perché poi la realtà aumentata è un ambito molto grande. Nel nostro approccio puoi vedere le tue mani, cioè si mescola l'ambiente materiale, gli oggetti reali, a quelli virtuali. Non una ricostruzione, nel nostro caso, delle mani, ma proprio le tue vere mani, i tuoi veri piedi. Se prendi una sedia, puoi vedere quella sedia.
E tra i prodotti che abbiamo fatto, uno molto carino e interessante è questo, cioè una placchetta arancione che contiene due telecamere e un po' di circuiteria che si applica a un visore, qui la vedete applicata al DK2 di Oculus, e lo trasforma da realtà virtuale a realtà aumentata con una serie di sensori. In particolare noi lo facciamo in una stanza come questa, che ha un sistema di tracciamento generalmente usato per il motion capture, che abbiamo modificato un po' per renderlo più veloce, e un green screen, come un virtual set televisivo, una cosa stravecchia, che però utilizziamo in tempo reale. Quindi il software calcola la posizione delle persone, genera un'immagine virtuale e le due persone che stanno in questa immagine in realtà hanno la sensazione di trovarsi insieme, quindi collaborativamente, guardandosi l'un l'altra, in un museo dove però stanno cercando il posto dove posizionare un pulvino con il suo capitello per deciderlo. Ovviamente spostarlo in virtuale viene un pochettino più facile che spostarlo dal vivo, visto che pesa 260 kg questo oggetto e quindi non è praticissimo. La cosa interessante è che questa è una piattaforma, cioè non è un'applicazione verticale, ma è un sistema che permette a chiunque lavori in Unreal Engine o in Unity 3D oppure anche direttamente in OpenGL di creare le proprie applicazioni, e quindi sia sviluppatori di software che sistemi integrator lo possono usare. Questo è un piccolo video che vi dà l'idea, diciamo, di quello che si fa. Ecco, Valentina in questo momento sta a Pompei, nella Pompei antica ricostruita, e sta passeggiando. Questa è una giornalista che sta sparando a degli energumeni e quindi riesce a interagire con l'ambiente circostante. Quindi vedete nell'ultima parte del video soprattutto come sia simile al mondo dei videogiochi. L'altra cosa carina è che, come avete visto nella prima parte, si può camminare. Cioè cammini effettivamente nell'ambiente. Questo fa sì che ci sia corrispondenza tra la percezione dei canali semicircolari del sistema vestibolare e quello che vedi. Se avete provato a farvi un giro in realtà virtuale, molto probabilmente avete avuto nausea se vi muovevate, no, con il gamepad. Questo perché il corpo vede movimento, cioè gli occhi vedono movimento, il cervello percepisce movimento, ma i canali semicircolari non hanno corrispondenza del movimento e quindi il corpo pensa di aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male e cerca di provare nausea per eventualmente espellere il veleno. Il sistema è fatto di queste componenti più o meno, quindi c'è un visore per realtà virtuale, un sistema di motion tracking, delle camere, un green screen e un sistema di interazione naturale che noi abbiamo tutti integrati sviluppando molto software e un po' di firmware. E però ci si possono fare anche cose più semplici senza avere tutto il sistema di tracciamento, quindi soltanto con i visori interagire con degli elementi virtuali in un ambiente fisico. Questa che ultimamente si chiama mixed reality, in realtà già per un po' si chiamava così, poi il termine è andato in disuso, poi con HoloLens ha ripreso ad essere diffuso. Questo è quello che diciamo vi volevo dire su cosa facciamo noi e sulle soluzioni. Invece, mentre vi lascio a guardare i miei contatti, vi vorrei dire qualcosa sull'approccio, sperando poi anche di stimolare la seconda parte della discussione. A me non piace la tendenza che hanno molti media di contrapporre reale e virtuale. Dicono: ma è reale o è virtuale? Non è che il virtuale sia irreale. Questa, a mio parere, è proprio una contraddizione. Tra l'altro il termine realtà virtuale fu inventato per descrivere il teatro, non per descrivere qualcosa di intangibile. Noi siamo già abituati a considerare reali un sacco di esperienze che in realtà non sono tangibili. Quando il telefono fu introdotto, una delle osservazioni era che la comunicazione telefonica non fosse reale, perché non contattavi dal vivo e quella che sentivi non era la vera voce della persona. Ovviamente oggi ci sembra assurda un'osservazione del genere.
E questo, a mio parere, succederà anche in futuro. Se noi ci guardiamo in questa stanza, noi abbiamo ognuno il suo profilo social, ognuno sta inviando la propria posizione, una serie di altri dati a dei server e alcuni di noi hanno delle connessioni su LinkedIn, sui social network o in altra maniera. Tutti questi dati che noi ci portiamo appresso oggi non li vediamo, ma in futuro saranno visibili grazie alla realtà aumentata. E potremo fare un sacco di cose carine. Mentre io vi sto parlando, nella mia città che è Benevento, c'è un evento in cui viene presentato un nostro progetto realizzato insieme ad ANCE sul cantiere aumentato. Cioè uno strumento che permette al proprietario di un'impresa edile di essere, diciamo, in telepresenza sul cantiere, in realtà virtuale aumentata, poi appunto è un calderone, è difficile capire, cioè lui vede in tempo reale quello che succede sul cantiere a 360 gradi, ma quindi in streaming con lo stitching automatico real time, ma oltre a questo integra a quello che vede i dati BIM. BIM è Building Information Modeling, quindi è un sistema nuovo, uno standard nuovo per avere i dati del cantiere. Che vuol dire? Che mentre si guarda intorno nel cantiere, che magari sta a 30-50 km di distanza, può sia parlare col direttore dei lavori o con gli operai e scambiarsi dati, ma soprattutto può vedere le informazioni che stanno intorno. Quindi guarda una finestra, può sapere le misure, guarda un pilastro, può sapere esattamente chi è il fornitore del cemento arrivato da quel pilastro, qual è la densità del cemento e una serie di altre informazioni. E non solo, man mano che vanno avanti i lavori, può confrontare la situazione attuale dallo stesso punto con la situazione precedente, con la situazione per esempio della settimana scorsa o di due mesi fa. Immaginate questo in una ristrutturazione quanto può essere importante per vedere, per dire, le canaline, le tracce degli impianti dove si trovano. Quindi tutte queste cose non sono cose che impiegano anni ed anni ed anni ed anni a diventare tecnologia pratica nel business, ma che stiamo già portando avanti e che sono già oggi allegramente disponibili e che lo saranno sempre di più nel prossimo futuro, proprio perché noi non riusciamo ad avere ad accontentare tutti i possibili mercati che si aprono. Abbiamo deciso di costruire una piattaforma con cui gli altri sviluppatori possono giocare e costruire soluzioni verticali nei mercati dove vanno a lavorare. E questo spero che sia, insomma, stimolante per dopo. Grazie. Faccio io, visto che Giampaolo non lo vedo. Qual è? Onilde. Eccolo qua. Cioè? Sì, sì. Già mi sembra un miracolo questo, ok. No, non conoscendo ancora l'organizzazione. Ah, buonasera a tutti, sono Andrea Gianzanti e adesso aspettiamo che la prima slide si carichi. Intanto ne approfitto per ringraziare Giampaolo, anche se non c'è in questo momento, Riccardo Luna che ci ha chiamato per presiedere a questo evento. So come aiutare. Ma si vedeva prima? C'è qualcuno in sala? Sì, ci stanno venendo ad aiutare. No, non va. Però abbiamo fatto la stessa. Sì, prima si è visto tutto. È solo cattiveria nei suoi confronti. Sì. Poi noi siamo una startup molto giovane, intanto mi comincio a raccontare. È il proiettore che sembra che si sia sconnesso, sì. No, questo non ha suoni, no. Proviamo. Perfetto. Secondino. Non è che il proiettore è stato passato su un altro canale? Se c'è il telecomando del proiettore. Ma non il fatto è che. Questo è il bello della diretta, purtroppo. Ecco, firmi. Ci siamo. È stato proprio okay. Un nulla, un pensiero. Ok, non tocchiamo più. Grazie. Questo funziona? Sì, ha con il tastino avanti. Sì, perfetto. Oniride, We Create Digital Worlds. I ringraziamenti l'ho fatti, però voglio sottolineare che io non sono qui da solo, ma rappresento, ecco, chi siamo. Siamo una startup che è in piedi ormai da 3 anni,
e questo per noi è già un bellissimo risultato. Sappiamo dalle statistiche italiane che il 92% delle startup fallisce nei primi 8 mesi di vita, quindi essere in piedi dopo 3 anni a noi sembra quasi un po' un miracolo. Avendo raggiunto un break even dopo 1 anno e mezzo e avendo avuto un sito iniziale molto molto piccolo e avendo costruito un mercato e avendo fatto venire voglia delle persone di usare una tecnologia che 3 anni fa era impensabile. Noi abbiamo intuito come la realtà virtuale, adesso poi passiamo anche alla realtà aumentata, però il nostro discorso parte da quello che facciamo tutti i giorni, cioè realtà virtuale, possa essere di grande aiuto, o meglio, possa essere lungimirante in cominciare a pensare come possa essere applicata a quello che l'Italia ha di forte, come parlavamo prima, cioè le industrie e soprattutto la materia prima italiana, i beni culturali. Quindi applicare tutte queste tecnologie a un panorama che in questo momento viene usato come se fosse petrolio, quindi lo stiamo bruciando, non lo stiamo conservando e a un certo punto finirà. La nostra interpretazione è un po' diversa, stiamo cercando di far sì che il patrimonio culturale italiano diventi un'energia rinnovabile, quindi che Pompei casca a pezzi, però noi magari in realtà virtuale potremmo rivederla sempre. Quindi incominciamo dai nostri progetti di realtà virtuale. Chiaramente non siamo un'azienda che si tiene in piedi sui beni culturali, perché a me fa molto ridere le prime volte che noi andavamo a far vedere a interlocutori istituzionali la tecnologia della realtà virtuale. Ci sono personaggi che hanno pensato che siamo noi che abbiamo inventato Oculus. C'erano proprio delle persone che dicevano: ah, ma bellissima questa tecnologia, ma però dai, mo si farà qualcosa prima o poi, sì, l'avete brevettata, storie del genere. Però anche davanti a un prodotto che poi è stato, come diceva prima Giovanni, comprato da Facebook per 2 miliardi di euro, per 2 miliardi di dollari, che sono 2.000 milioni, cioè sono cifre che molte volte sfuggono un pochino dall'interpretazione normale, cioè sono tanti tanti soldi. Avere in mano un prodotto del genere e non riconoscere le potenzialità a noi già ci sembrava un po' pazzesco. Quindi la nostra strada è un po' cambiata rispetto al nostro business plan iniziale e fortunatamente tutta la ricerca e sviluppo che abbiamo fatto si è rivelata molto utile in un ambito che è stato quello B2B, quindi rivolgersi a delle aziende lungimiranti e soprattutto con dei soldi pronti. Qua vedete alcuni esempi dei nostri clienti come Nissan, Warner, BNL, con cui sviluppiamo attivamente progetti di realtà virtuale. Questo è quello che ci mantiene in vita, è quello che fa sì che 9 persone ad oggi ricevano un compenso per lavorare, per fare quello che gli piace, che poi è una delle nostre più grandi forze, e per dare vita a tutta un'altra serie di progetti che sono questi qui. Uno dei nostri primi progetti legati all'heritage è stato il mausoleo di Elena, ed è una ricostruzione virtuale fruibile con i visori di Google, quindi Google Cardboard e similari, di quello che noi pensavamo, l'abbiamo fatto con l'Università di Roma 3, è uno dei luoghi forse più sottovalutati di Roma, perché è uno dei primi monumenti cristiani, l'ha costruito Costantino per la mamma, e Costantino è stato uno dei primi imperatori a far entrare la cristianità a Roma. E quindi ci sembrava importante valorizzare qualcosa che sta in periferia, sta sulla via Casilina, non lo conosce nessuno, è un rudere, se andate lì sono mattoni, non c'è più niente. Andando lì con uno smartphone, il bello di queste tecnologie è che il 99% della tecnologia l'abbiamo in tasca tutti, quindi non c'è bisogno di comprare hardware se non un pezzo di cartone che costa al massimo 15 euro. Uno degli altri progetti su cui noi abbiamo deciso di investire è stato ormai 2 anni e mezzo fa, un progetto che poi si è un po' arenato, che si chiama Inside Painters, e il nostro primo intuito è stato quello di farlo con Van Gogh, perché secondo noi si prestava molto bene, e quello che abbiamo fatto è stato estrudere una tela di Van Gogh, La notte stellata, e far sì che l'utente ci possa camminare dentro. Chiaramente c'è una, come si può dire, interpretazione artistica che noi abbiamo fatto, ci siamo presi un po' di libertà nell'interpretare quello che era il villaggino di Ren dove lui disegnava. Però vi assicuro, qui purtroppo non ho un video, ma trovate dei trailer su internet, vedere le reazioni delle persone che camminano nella notte stellata di Van Gogh è stata una bellissima soddisfazione. Andando avanti, ci spostiamo a quello che per noi è diventato B2C, quindi business to consumer.
tenendo atto che ad oggi le piattaforme si stanno ancora creando. Una di queste, una delle piattaforme più solide per chi fa realtà virtuale in questo momento è Samsung con il suo store di Gear VR, è l'unione di Samsung e Oculus che sono fra i maggiori attori di queste tecnologie. Quello che noi abbiamo fatto è un fumetto in realtà virtuale, è stato coronato come primo fumetto in realtà virtuale al mondo, addirittura poi per gli addetti ai lavori significherà qualcosa, per il 90% delle persone non significa niente. Abbiamo avuto, ha ricevuto degli elogi di John Carmack, che è creatore di Doom, CTO di Oculus, che ha scritto un post molto lungo su Facebook facendo delle critiche, però riconoscendo che dietro ci fosse un lavoro ben fatto, lungimirante, e soprattutto che ancora una volta possa aprire delle porte a degli sviluppatori indie. Non ci sono solo attori grandi, bisogna cominciare a pensare che in uno studio di 9 persone si possono creare prodotti che su una piattaforma intelligente sono mondiali, li diffondi in tutto il mondo. La user base di un Gear VR in questo momento sono, mi sembra, 700-800 mila unità attive. Noi abbiamo avuto in 2 settimane di download più di 8 mila download. Quindi queste sono, secondo noi, cifre abbastanza importanti per chi vuole affacciarsi al mondo della realtà virtuale. La cosa che vorrei fare io oggi è anche differenziare un pochino, come ha fatto Giovanni, fra realtà virtuale, quindi ho un caschetto e non vedo nient'altro. Ho un mondo simulato intorno, non ho interazione col mondo esterno. Realtà aumentata. Realtà aumentata noi la identifichiamo molto con questo tipo di immagine. Io ho un tablet o un telefono, molte volte devo usare un marcatore, ma ad oggi alcune tecnologie ci permettono anche di usare degli spazi, degli oggetti e così via. E uno degli ultimi progetti su cui noi abbiamo sviluppato è stato il museo del carcere Mamertino, che fa parte del Foro Romano. Finalmente sì, dopo 2 anni e mezzo siamo riusciti a lavorare con le istituzioni, siamo riusciti a fare qualcosa che è un po' nella nostra mission, cioè di portare queste tecnologie nei beni culturali. A me fa male vedere un sacco di bambini che vanno a visitare il Foro Romano e non fanno altro che correre e fregarsene di quello che hanno intorno, perché oggettivamente è incomprensibile quello che hanno intorno, non si conosce, con tutta la fantasia del mondo, entrando dentro al Colosseo, ora per carità il mio socio mi dice sempre di non dirlo, però quello che vedi sono dei sassi, cioè sono dei massi che stanno lì e devi avere una forte immaginazione per capire qual era l'emozione di un gladiatore o di uno spettatore che in quel momento guardava l'arena piena e vedeva dei uomini morire sul campo. Questo è stato uno dei primi oggetti con cui abbiamo utilizzato la realtà aumentata e devo dire è stato molto di successo, perché vicino al foro romano c'è questo piccolo spazio dove sono stati rinchiusi San Pietro e San Paolo e ci sono degli affreschi che sono, come magari si vede bene dall'immagine, sì, sono del tutto rovinati, si vedono a malapena. Quello che noi abbiamo fatto, ci sono a disposizione 40 tablet nel museo, quindi se avete voglia andate a visitare, mi sembra che sia gratuito in 2 giorni della settimana. Puntando con il tablet sull'affresco, quindi non su un marcatore, non c'è niente, è proprio noi abbiamo fatto delle scansioni in alta definizione dell'affresco, l'abbiamo caricato in un software e abbiamo sviluppato questo applicativo che ti permette di vedere tutte le fasi dell'affresco e anche vedere delle parti dell'affresco che non ci sono più. Questo secondo noi è un utilizzo molto intelligente della realtà aumentata a livello heritage. Un altro intervento di realtà aumentata che noi abbiamo fatto è con, tra virgolette, gli amici di Romap. Romap è un festival indipendente di videomapping, sono alla 3ª edizione e quest'anno hanno voluto scommettere su una comunicazione un po' particolare. Ci hanno chiesto di inventare qualcosa sulla loro comunicazione e quindi era possibile, scaricando un'applicazione sul telefono, inquadrare tutta la flyeristica che loro hanno fatto, quindi mappe, flyer e così via, ma anche, per esempio, è stato un esperimento molto ben riuscito, i gabbiotti che stanno sotto la metro, perché loro hanno decorato tutti i gabbiotti della metro, noi abbiamo fatto delle fotografie tutto intorno e quindi scendendo nella metro con l'applicazione, inquadrando il gabbiotto, io avevo tutto il gabbiotto che si muoveva richiamando un pochino lo stile del festival, che è quello di giocare con la luce. Quindi ci è sembrata un'operazione molto ben riuscita e anche il numero di download, del feedback che abbiamo avuto dall'utente è stato ottimo. Questo è un po' un sommario di quello che secondo me, guardando al futuro, sarà. Come diceva Giovanni,
la realtà aumentata è in forte crescita e ci sarà un momento in cui supererà la realtà virtuale. Però a me non piace chiamarla realtà aumentata, a noi piace chiamarla mixed reality. Noi pensiamo che il futuro di queste due tecnologie non sarà la realtà virtuale, o meglio sì, sarà la realtà virtuale, però sarà un ambito videoludico, quindi io sto a casa, ho la PlayStation e mi posso mettere, è uscito dall'altro ieri il visore di Sony, posso fare la mia sessione di gioco in realtà virtuale. Posso andare in un museo e con un tablet avere informazioni aggiuntive con la realtà aumentata. Secondo me il vero nuovo attore che entrerà in campo è la mixed reality. Noi abbiamo già sperimentato con questa tecnologia e l'abbiamo fatto con gli strumenti che ci sono oggi, quindi non abbiamo accesso ancora a degli HoloLens che sono un po' il sacro graal che promette Microsoft, quindi ecco, parlando di Microsoft, qualche dubbio sulle funzionalità c'è. Una stabilità eccezionale, però purtroppo... È un field of view ancora molto, molto piccolo, sì. Quindi ancora non siamo a quel livello. Noi abbiamo giocato con dei Gear VR, che sono dei visori di Samsung che già ti permettono di avere una FOV di, mi pare, 90 o 100 gradi, e sempre con dei software di realtà aumentata abbiamo lavorato con uno street artist che si chiama Osmo, e la mostra tra l'altro è ancora visibile a Palazzo Belli a Trastevere, ci sono un po' di opere di questo street artist, di cui una, ci sono dei Gear VR a disposizione, indossandoli e tappando sul lato, io posso vedere delle animazioni crearsi sulla tela. E addirittura ce ne sono un paio molto belle che si staccano dalla tela. A un certo punto io ho una palla che galleggia, sembra brutto dirlo così, però effettivamente è una parte del quadro, adesso qui non si vede, però c'è una sfera, e io mi ritrovo davanti a una sfera e finché ho il marcatore in vista posso guardare intorno alla sfera. Ed è una sensazione stranissima, è quello che diceva Giovanni prima, è portare un livello aggiunto a qualcosa che io vedo, cioè vedo le mie mani, vedo l'ambiente circostante, però lo sto mischiando con qualcosa che io voglio che l'utente veda. Questa secondo noi è la strada del futuro, è quello che fra 5-6 anni guiderà un pochino questo tipo di tecnologie. 12:31, quindi penso di aver concluso il mio intervento. Grazie. E poi chi c'è? Ci sono io, Rubin. Eccolo. Sì. E qui mi sa che questo è... Sì. PDF control F, modalità presentazione, modalità control L, vedi un po' se vai, funziona. Ok, tanto buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Mauro Rubin, sono il fondatore e presidente di Joinpad. Joinpad è una società che nasce nel 2010 con l'obiettivo di creare nuovi sistemi di realtà aumentata nel settore industriale. Quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di semplificare processi complessi attraverso questo tipo di tecnologia. Nel 2011 abbiamo sviluppato per la prima volta, abbiamo portato questa tecnologia nel settore della manutenzione, presentandola a Las Vegas. Quindi immaginate di avere un oggetto di cui non conoscete assolutamente nulla davanti a voi, utilizzare degli occhiali, degli smart glasses, al tempo abbiamo utilizzato dei Vuzix, abbastanza molto, molto vecchi come device, ma quelli c'erano, e attraverso gli occhiali posso fruire di tutte le informazioni su come montare e smontare l'oggetto che ho davanti, quindi abbattendo l'addestramento, abbattendo tutti i mesi di formazione di un operatore. Tutto nasce per l'esigenza di un cliente che aveva installazioni in tutto il mondo, costi altissimi perché doveva spostare le persone, i tecnici specializzati dall'Italia nel resto del mondo, e questo ha semplificato il processo. Da lì abbiamo visto che la tecnologia era molto promettente e abbiamo continuato sul settore industriale. Al momento noi lavoriamo con società nel settore energetico, parliamo di Siemens, ABB, parliamo di automotive, trasporti, oil and gas, tanto oil and gas, e telecomunicazioni. Che cos'è la realtà aumentata? L'abbiamo detto più volte durante questi interventi, però fondamentalmente è una tecnologia che ci permette di ottenere informazioni rilevanti, almeno nel nostro settore, in tempo reale, su tendenzialmente qualsiasi cosa. Abbiamo servizi di geolocalizzazione, quindi abbiamo la realtà aumentata applicata ai servizi di geolocalizzazione,
molto comune, molto replicabile, abbiamo la realtà aumentata che utilizza e sfrutta algoritmi di riconoscimento oggetti per aumentare, quindi aggiungere informazioni all'oggetto che sto inquadrando. Mentre all'inizio, diciamo, la realtà aumentata era utilizzata prevalentemente nel settore consumer, quindi turismo, gaming e advertising, diciamo che successivamente abbiamo visto un interesse molto crescente nel settore industriale. Io mi ricordo nel 2011 ho partecipato per la prima volta all'Augmented Reality Expo in Santa Clara, California, Silicon Valley, e lì eravamo pochissimi nerd con ognuno la sua startup a far vedere i propri lavori. Ormai l'Augmented Reality Expo è in diverse parti del mondo. Quest'anno è stato fatto a Santa Clara, a Xi'an in Cina e Berlino la prossima settimana, e l'interesse nel settore industriale copre il 90% dei partecipanti a questo tipo di fiera. Il settore industriale perché ha adottato la realtà aumentata e perché ricerca questo tipo di tecnologia? Beh, dobbiamo fare un attimo luce sullo stato dell'arte. Lo stato dell'arte è che l'automazione industriale ha portato l'IoT ovunque, quindi abbiamo molte aziende con molti sensori, questi sensori producono veramente ormai i big data, mentre una volta era semplicemente una keyword che veniva utilizzata nelle slide, adesso ci troviamo a gestirli. E ovviamente questi dati devono essere processati, devono essere resi fruibili dagli utenti. E quindi ci servono nuovi tipologie di algoritmi, nuovi algoritmi un po' più smart, un po' più intelligenti per processarli. In passato avevamo un approccio all'informazione classico, quindi mi serve l'informazione, io utente vado a cercarmela. Invece adesso che cosa abbiamo? Abbiamo un approccio completamente nuovo. L'utente è al centro e l'informazione arriva da luoghi, arriva da altri oggetti, arriva da sensori e da altri utenti. E quindi abbiamo un nuovo comportamento dell'informazione, che noi in Joinpad ci piace definire con la regola delle 4S. L'informazione deve essere shareable, smart, simple e secure. Quindi shareable perché deve parlare tra diversi sistemi, contemporaneamente, in tempo reale, utenti, sistemi. Smart perché deve raggiungere l'utente giusto al momento giusto. Okay? Semplice perché deve essere facile da comprendere. E poi ovviamente sicuro perché parliamo comunque di un settore industriale e la sicurezza non è da poco. Quindi nuove informazioni, nuovo approccio al comportamento di queste informazioni, ci serve una nuova piattaforma software. Nuove piattaforme software devono adattarsi alle esigenze dei processi, adattarsi alle esigenze degli utenti in quel preciso momento. E quindi il software che ci serve non è più una semplice piattaforma, ma è un mix di tecnologie. No? Il Context Computing Platform. Quindi è un mix di tecnologie. Da che cosa è composto? Da che cosa sono composte queste tecnologie? Parliamo di, ovviamente, connettori IoT, quindi per percepire l'ambiente circostante attraverso i sensori installati. Parliamo di algoritmi che possono percepire l'ambiente, quindi riconoscendo oggetti intorno a noi. Parliamo di sistemi di geolocalizzazione che ci permettono di descrivere il luogo in cui questi processi si svolgono. Intelligenza artificiale per supportare le decisioni degli operatori in tempo reale. Io devo sbrigare i miei task e devo prendere decisioni in base all'IoT, i dati che arrivano dall'IoT, in base al tempo che io ho a disposizione, in base a quello che sta facendo il mio collega. Questi nuovi algoritmi mi permettono di facilitare questo tipo di processo. Wearable technology. Parliamo prevalentemente di smart glasses. C'è stato un incremento allucinante dello sviluppo di smart glasses. Sono stato da poco in Cina, dove stiamo cercando appunto di espandere questo mercato, e in Cina, della Cina si sa poco, ma gli smart glasses che stanno producendo lì sono avanti anni luce a quello che abbiamo
abbiamo noi nel resto del mondo. E la cosa interessante è che banalmente stanno solo nella città di Shan si sta creando una città del software dei mondi virtuali, 100 km quadrati, solo di cittadina del software dei mondi virtuali, non la città del software, quella c'è già, un'altra. E quando dico che la stanno costruendo è perché ci sono i cantieri aperti e i partner sono società come Lenovo, come Microsoft, come Huawei. E fra 6 mesi sarà pronto. Molto probabilmente fra 6 mesi. Sì, noi la riunione che abbiamo fatto su dei building che l'anno scorso non esistevano. Quindi è un mondo molto veloce e gli smart glasses sono la chiave di volta per portare l'augmented reality nel settore industriale in modo persistente e efficace. È un nuovo approccio all'informazione. Posso avere le mani libere e ottenere informazioni costantemente sul mio campo visivo. E poi parliamo di interfacce per la realtà aumentata, quindi un buon analisi per quanto riguarda l'interaction design, prima di tutto, e poi una serie di gadget che possono supportare questo tipo di tecnologia. Parliamo di controller, parliamo di riconoscimento vocale, parliamo delle gesture, riconoscimento dei gesti, parliamo di eye tracking. Pochi ancora, si pensa che a volte l'eye tracking sia una tecnologia nuova, in realtà esiste da 12 anni, e consolidata in alcuni settori in modo importante. Parliamo di interfacce cerebrali e parliamo poi ovviamente di altri wearable device che possono supportare alcuni tipi di processi. Dovrebbe esserci adesso un video di quello che è possibile fare con degli smart glasses e della realtà aumentata. Quindi in questo caso stiamo vedendo un processo di manutenzione, semplice cambio di una scheda, utilizzando comunque le mani, un software che ti permette di avere le mani libere. L'algoritmo riconosce la camera montata sugli occhiali, riconosce l'oggetto che ho davanti e mi supporta step by step su come andare a smontare questo particolare oggetto. Questa applicazione è stata presentata a Shanghai, è stata presentata a Berlino la prossima settimana ed è una semplice demo ma rende efficace l'idea di quello che si può fare. Quindi Context Computing Platform è la naturale evoluzione dei software industriali. Questo non vuol dire che è il futuro. Attenzione, questo vuol dire che è il presente, noi lo stiamo facendo con ABB, lo stiamo facendo con Siemens, lo stiamo facendo con altre società di cui non si può parlare, però è quello che effettivamente porterà la Industry 4.0 a un'evoluzione importante. La domanda giusta non è da fare, non è quella che dice quando questo avverrà, come abbiamo detto, ma la domanda giusta è se la società in cui lavorate, la società che si vuole ottimizzare i propri processi, sarà sufficientemente veloce ad adottare questo tipo di approccio, perché questo approccio ti permette di essere competitivo. Tendenze future, ovviamente parliamo di smart glasses, una volta avevamo i Vuzix di tipo monocoli, finalmente adesso tutti quanti abbiamo capito che i monocoli non sono la tecnologia più opportuna da utilizzare, in quanto utilizzano sostanzialmente non ci permette di utilizzare la stereoscopia, quindi la profondità dell'informazione e quindi un cambio costante del focus del mio occhio che va a impattare su quelle che è la mia stanchezza. Al momento Epson è una delle società che più sta sviluppando in modo importante una linea di prodotti Moverio. Parliamo di 4 modelli nell'arco di 2 anni e adesso HoloLens sta cambiando diciamo drasticamente quello che è il potenziale, perché introducendo le camere di profondità mi permette di fare scansioni costantemente del mio ambiente operativo. Ovviamente, giusto per non ci rivolgiamo semplicemente alle aziende, ma ci rivolgiamo anche agli sviluppatori. Se tra di voi ci sono degli sviluppatori, potete scaricare gratuitamente il nostro SDK, vi permette di sviluppare applicazioni per smart glasses o tablet o smartphone
in realtà aumentata in tutta libertà. Grazie per l'attenzione. Scusate, sono arrivato un po' tardi. Tarducci? Sì, eccolo. Allora, grazie. Di nuovo lo stesso problema. Vediamo. Spento il computer. Però intanto va, quindi io al limite guardo lì, poi vediamo se recuperiamo il monitor. La presentazione, la sensazione che questo cambi la modalità. No, ma infatti è così, evidentemente forse abbiamo capito qual è il problema. Questo. Ok, ce l'abbiamo. Aspetta, fammi usare. Facciamola partire, vediamo che succede. Molto intelligentemente hanno scelto lo stesso tasto che si usa per far partire. Ok, allora mi sento un'anomalia, con piacere, no, tra di voi, nel senso che non parlerò di una società, di un aspetto commerciale, ma di un qualcosa che credo si integri fortemente, diciamo, con quello di cui avete parlato. Quindi non sono in qualche modo portavoce di una società, ma di una fondazione che fa formazione, e credo che in un ambito assolutamente come questo ci sia forte necessità. Anomalia anche nella mi presento anche per farvi capire perché in qualche modo poi fondazione chiede a me di collaborare con lei e di essere qui in qualche modo a rappresentarla. E inizio dal liceo sperimentale in elettronica industriale che ho fatto diverse decine di anni fa. Quindi per me prima di tutto il momento maker è arrivato con 30 anni di ritardo. Io ricordo di aver avuto la fortuna in un liceo di poter pensare qualcosa, andare in laboratorio e fare il mio prototipo di elettronica. 2 anni di ingegneria meccanica, scappato dopo 8 esami. Ufficialmente architetto vecchio ordinamento, e non ho mai lavorato come architetto. Ho sempre avuto questa passione, diciamo così, della divulgazione in parte dell'elettronica e delle tecnologie, con il pallino di cercare tutti quegli ambiti che oggi sono ovvi, che voi in diverso modo avete presentato, dal cultural heritage, no? Tutto i nostri, abbiamo forse il 40% di tutto il mondo, no? In termini di beni culturali, archeologici, eccetera. Quindi c'è una forte necessità di questo. Ho collaborato in diversi ambiti, in diversi momenti con alcune università, fondazioni, e la mia professione si differenzia con difficoltà dalla fase di collaborazione, ricerca con gli studenti, quindi di trasmissione di questo know-how, che con difficoltà, come ho visto, no, per voi che siete anche affermati, ma in fase di start-up è dolorosissima, no, in termini di costi, di poter mettere le mani su una tecnologia, sviluppare, provarla e applicarla. E quindi riuscire a collaborare con diverse società piuttosto che università per me è stata un'occasione incredibile di fare ricerca applicata, soprattutto di farla con una fascia di età di ragazzi che sono appena usciti dal liceo, anzi, e vengo subito a dei progetti che abbiamo seguito con fondazione con ragazzi del liceo. Ognuno di noi, di voi, ha necessità che non siano dei tecnici, e non lo siete, perché lo fate con una coscienza d'uso, l'applicazione di queste tecnologie, ma abbiamo una profonda necessità di persone, di ragazzi che si formino non come tecnici, ma come progettisti, che sappiano usare la mente, che abbiano storie da rappresentare e da raccontare con questi strumenti che sono incredibili, ma che sono come sparare con un enorme cannone a delle quaglie, no? si ottiene ben poco. C'è un'estrema facilità in qualche modo anche a utilizzare le tecnologie, i ragazzi credono di essere profondi conoscitori delle tecnologie, invece sono profondamente, surfano come dire, in superficie sulle tecnologie. Quindi quello che è stato sempre naturale per me fare è stato ricercare quel che è possibile, ovviamente investendo personalmente o collaborando con delle università, e lavorare poi in questo caso con fondazione, che fa un'operazione che non è di innovazione tecnologica, ma di innovazione sociale attraverso le tecnologie, quindi sfruttando la capacità inclusiva rispetto anche ai nuovi lavori. Mi sono segnato quella slide che partiva muta, no? Con 46 10 750. Il 46% dei lavori che in 10 anni spariranno, dei 750 mestieri,
e di, vorrei dire, anche di altrettanti che in qualche modo potranno, anche nello stesso ambito, quello dell'artigianato, crearsi per via delle nuove tecnologie, delle nuove occasioni che le nuove tecnologie daranno. Ci sono ricerche che dimostrano che probabilmente molti dei ragazzi, stamattina Riccardo Luna diceva il futuro sembra sparito, prima analizzando il trend del presente potevamo immaginare in che direzione stavamo andando, adesso sembra tutto quanto un po' più incerto e in qualche modo è anche la parte interessante, no, del momento in cui viviamo. Il futuro sembra sparito, ma in realtà buona parte del futuro è possibile crearla. Le vostre singole esperienze un anno, due anni, tre anni fa non esistevano o erano nella fase faticosissima del nascere per potersi sviluppare. Questa è la dimostrazione che in questo momento per noi è importante incontrare i ragazzi dei licei, i ragazzi che si stanno formando, che molto spesso io dopo il mio curriculum sono alla fine interaction designer, ma mi sono formato in un momento in cui l'interaction design non esisteva, non era ancora nato, non si era formalizzato, e chiamavo passione tutti i corsi di robotica che facevo magari al Sant'Anna, che mi andavo a cercare in physical computing. Poi una mia carissima amica che ho incontrato oggi, riconoscendo la silhouette contro luce alla fila davanti, che è a Eindhoven, nella Università Tecnica di Eindhoven, e fa una materia che è estetica dell'interazione. Invitano un corpo di ballo nell'aula magna e li guardano ballare, analizzano i loro movimenti per poterli tradurre in movimenti meccanici, nel movimento che fa una macchinetta, un dispenser per darci la lattina di Coca-Cola, fermo restando che poi la legge è che più è gassata e più è in alto. Però adesso è fantastico per me vedere e poter anche coordinare un corso, poter lavorare con degli studenti che escono da un liceo, che quando li incontrano per la prima volta gli dici sono interaction design, sapete, il designer, sapete cos'è l'interaction design? Ti rispondono e ti guardano come no? Quindi è facile cercare l'architettura per diventare architetti, ingegneria informatica per affrontare questo ambito, e ancora, nonostante la poderosa, l'avete dimostrato voi, potenza degli strumenti tecnologici e digitali che abbiamo in questo momento, ma rischiamo neanche di riuscire a formare dei tecnici, ma prima di tutto dobbiamo riuscire a formare proprio una cultura. La tecnologia è velocissima, ma l'elemento lento è la società, la cultura, la capacità poi delle persone di assorbire questi cambi di paradigma continui e di poter riuscire a star dietro a questo. Quindi una delle collaborazioni, poi l'augmented reality serve anche a questo, a farsi accarezzare la mano da Jacqueline Fuller, che è la presidente, no, di Google.org, che ha finanziato uno dei pochi progetti in Italia, quindi è stata prima narcotizzata con l'Oculus e poi siamo riusciti a stabilire il contatto. Adesso è una battuta ovviamente, però lei ha finanziato presso Fondazione un progetto che ha incontrato 10.000 ragazzi nelle scuole, facendo conoscere la possibilità, il nome era proprio Officina dei Nuovi Lavori, perché loro conoscessero che accanto alle figure professionali che attualmente ci sono, che in parte spariranno, che in parte cambieranno, arrivo dalla scenografia dove abbiamo una forza pazzesca di pittori, che entri in queste stanze gigantesche e vedi queste persone sulle scale con delle barre, un pennello, dici cosa stanno facendo, fai 2 metri in alto e vedi che è un fondale incredibile, disegnato da una persona che cammina su queste scale e disegna. Tutto questo sta sparendo, tutto questo probabilmente potrà non essere conservato attraverso le tecnologie dell'augmented reality, ma anche attraverso l'affiancamento, e Fondazione lavora in questo modo, associando ragazzi di 15 anni a persone che ne hanno magari 50, 60, ed è pazzesco vederli insieme in laboratorio, e quello è il trasferimento più forte che ci deve essere, che ci può essere, di un know-how magari analogico, messo in mano a ragazzi che masticano e lavorano con il digitale a una velocità incredibile. Quindi, come dire, la conoscenza e la coscienza d'uso rispetto a queste tecnologie. Quindi è terminato un anno fa e ha portato un grossissimo riscontro, diciamo, per Fondazione rispetto ai numeri che sono stati diciamo così toccati. Da poco è iniziata con Cisco, un altro, qui addirittura i numeri sono ancora più grossi, e il tempo è su 2 anni, dovremo incontrare 20.000 ragazzi nelle scuole sul concetto dell'IoT, Internet of Things, adesso loro hanno coniato il termine Internet of Everything. Quindi io oggi pomeriggio ho fatto un laboratorio con bambini, mi hanno detto 17, mi sono arrivati bambini di 9 e 11 anni, sul tema Internet of Things. Wow.
e siamo riusciti a giocare insieme, ad attivare. Hanno fatto dei bellissimi disegni, hanno preso appunti in modo visuale. Allora quello che può accadere in questo momento, quello che noi dobbiamo sollecitare sicuramente con le tecnologie, sicuramente proponendole, sicuramente perché da architetto andando ai fori sono pezzi di mattoni quelli che si vedono. E c'è l'idea della Roma totalmente bianca che invece è piena di colori, la Rapacis. Assolutamente dobbiamo stimolare nelle generazioni più giovani questa presa di coscienza, che lo strumento è un sistema d'accelerazione che però, come dire, deve essere condotto con coscienza, e questa coscienza loro devono essere in grado di svilupparla, di non percepire solo la semplicità nel fare le cose. Piccoli esempi di quello che facciamo, poi coinvolgendo ragazzi, ripeto, del liceo. Questa parte poi non mi voglio minimamente avvicinare, come dire, no, nel discorso augmented reality, mixed, eccetera. Qui le tecnologie sono assolutamente basilari, però è interessante che un gruppo di ragazzi, ripeto, di 22 anni abbia potuto collaborare con me, con Fondazione, in questa kermesse del Media Art Festival, finanziato da BNL, che è uno dei partner che appunto di tecnologia anche qui si interessa, dove queste lune progettate da un grafico, e ci hanno consentito di ragionare con i ragazzi sul problema della visione, sul fatto che abbiamo tutti quanti degli smartphone in tasca, che vedono in un modo differente, che vedono al buio nei diversi momenti di accensione dell'installazione che avevamo in questo ambiente che era buio, quindi la visione al buio, la visione attraverso diversi dispositivi che non sappiamo, della potenza che le persone hanno in tasca senza neanche sapere di cosa si tratta. E quindi questo per noi è fondamentale, far prendere coscienza ai ragazzi che sono in piena formazione, che è possibile, come dire, non attendere la fine della formazione, ma cominciare assolutamente a fare già da prima, ad entrare in campo già da prima. Non abbiamo forse il tempo di vedere questo, tra l'altro non parte, sembrerebbe, video, traduzione da Keynote a PowerPoint non è andata, però questo ormai 6 anni fa era quello che, con un'abbondanza non del frigorifero ma di interfacce grafiche, proponevamo ai nostri ragazzi all'interno del laboratorio di Interaction Design, quando i sistemi di visione mixed reality assolutamente non esistevano, ma già si sentiva assolutamente, sì certamente, no, però come dire, un ragazzo che fa interaction design già è difficile trovarlo, e trovarsi a dover predire in qualche modo quale potrebbe essere la chiamata professionale a dover progettare delle interfacce che sono, ripeto, assolutamente sovrabbondanti, perché l'idea all'inizio è quella di caricare, ma di capire anche quali sono i carichi cognitivi, cosa è possibile scodellare una persona su un divano o una persona che magari sta guidando una moto, una macchina o anche solo una bicicletta. Abbiamo avuto modo, ci siamo passati un po' la palla, ci siamo rincontrati oggi qui a Fondazione, sull'Immersive Lab sono stato coach, quindi lì nuovamente abbiamo incontrato decine di centinaia di ragazzi che hanno approcciato le tecnologie immersive cosiddette, e abbiamo cominciato a coniare anche noi termini, e-learning, immersive learning, quindi la possibilità proprio cognitivamente di coinvolgere parti differenti del cervello nel processo d'apprendimento. Se io vi dico raggio per 3,14, l'area o la circonferenza? Raggio per tutti raggio quanti per andate un po' a cercare in che modo avete fissato in mente le scamotage per ricordare. L'esperienza immersiva, e qui l'abbiamo applicata su suggerimento di un ragazzo che aveva terminato il liceo studiando geografia astronomica, che è assolutamente, per chi l'ha fatto, tabelle, numeri adimensionali, masse, rotazioni e distanze, tutto da immaginare. Abbiamo progettato semplicissimamente con un software un sistema solare e abbiamo navigato. Se qualcosa è più grande e più vicino, lo vedo. Percepisco che qualcosa passa davanti o dietro, gira in senso orario e antiorario. Coinvolge una parte differente del cervello, diventa un'esperienza, come quando noi sentendo una musica riconosciamo, ricordiamo dove eravamo, cosa sentivamo. Quindi è presence, no? Prendiamo dei termini anche dai giochi, no? È il flow, il sentirsi presenti in un posto. Non stiamo ingannando, sono d'accordo, no? Reale, virtuale. Noi siamo lì, sentiamo di essere lì. Siamo in lui in un modo diverso da una tabella stampata fronte e retro su un abbecedario. E poi giochiamo anche noi poi con queste tecnologie, il cardboard, insomma, ce lo siamo brandizzato, abbiamo fatto gli auguri di Natale per essere un po', come dire, scherzosi anche in questo, però poi abbiamo attivato una collaborazione con la Columbia University, col Dipartimento di Digital Storytelling, e abbiamo sviluppato questa idea. Sono fuori di un minuto, perdonatemi. Abbiamo fatto sempre a Fondazione
la possibilità di sperimentare anche, aprendo dei corsi non a 6 persone ma a 6 GoPro, chiudendole dopo l'iscrizione di 6 GoPro, a me interessava in quel frangente quello, dovevamo chiudere il rig, adesso abbiamo, no, il VR a 300-400 euro, ma è importante ricercare, fare e condividere con le persone, con i ragazzi che sono in questo luogo, quello che noi in qualche modo stiamo cercando di capire, quella vite che a tutti quanti noi è avanzata dopo aver smontato un qualcosa per cercare di capire come funzionava, e sono, come dire, questo, prototipazione eccetera. Però la cosa interessante è forse, ecco, okay, almeno nella conversione in chiusura c'è un piccolo video senza l'audio, sì. E questo progetto è interessante perché parla proprio di digital storytelling, di co-creazione di storie attraverso l'andare e il venire da spazi reali, vedete poi, come dire, anche l'isolamento, ma dell'andare altrove ad approfondire sulla scorta delle storie di Sherlock Holmes un'indagine, per poi tornare, doversi relazionare in un'attività di team building con altre persone, riconoscere nell'altro che arriva lì per la prima volta. Quindi abbiamo indetto questi piccoli contest che con tecnologie definiamole immersive, però tutti avevano il telefonino che serviva per partecipare a questa cosa. Noi abbiamo portato i nostri 9 euro di cartone, e la cosa interessante è che si sono create delle collaborazioni. Noi stiamo per utilizzare questo sistema per fare team building, per far sì che le persone scambino proprio con una relazione sociale che è tutto tranne che tecnologica, perché la tecnologia è estremamente, come dire, light come impatto, anche se assolutamente è un driver importante. Per poi, ecco, relazionarsi, sono 10 persone, questo era il terzo meetup che facevamo, che si relazionano sull'idea di co-creare storie di oggetti connessi, oggetti che in modo interattivo possono sollecitare anche l'attività appunto di collaborazione e creazione. Chiedevamo poi alla fine di dare la loro versione dei fatti, e in questo loro poi combinavano una storia che poteva essere più o meno giusta, ma era un qualcosa che veniva generato da un'operazione, da un incontro di un'ora con l'utilizzo di alcune tecnologie su un tema che è appunto quello del digital storytelling in questo caso. E con questo sì, insomma, concludo, perché credo fortemente, poi la mia attività con Fondazione orbita su tutta una serie di aspetti, non solo quello dell'augmented reality, ma in realtà in tutti gli aspetti è fondato sul trasferimento di know-how, di modalità che sono tipiche poi anche dell'interaction design, che è quello di non fornire la risposta ma fare la giusta domanda, quindi attivare un tipo di ragionamento alto su questo, anche sul tema delle tecnologie. Grazie anche dell'abuso di tempo. Io volevo cogliere, visto che abbiamo ancora 5-10 minuti di tempo, c'è un tema? No? Due minuti, ok. No, ma ogni tanto dici più tre, perciò siccome siamo stati dirigenti. A parte di togliere il timer. No, vedo un tema che si è diffuso, no? Ho riflettuto su quello che avete detto. E, a parte possiamo essere molto complementari, poi mi prenderò tutti i contatti, ma c'è un fatto che emerge, il discorso realtà aumentata, realtà virtuale, mixed reality, sono tutti termini che esistono da un sacco di tempo, presence, che però poi arrivano al pubblico, al grande pubblico, soltanto quando Facebook investe 2 miliardi e tutti parlano di realtà virtuale, che è un concetto... Non ancora di massa. Non lo so, però diciamo che... paradossalmente... tanti giornali hanno cominciato a parlare di realtà aumentata con Pokémon Go, che poi è poco realtà aumentata, è un minimo. Però questo fa sì che sia un grande calderone, però forse il concetto è che davvero non è che sia una realtà aumentata, una realtà virtuale, una mixed reality, perché pensate al concetto della stampa, no? Mi è venuta in mente questa cosa. Noi viviamo in un mondo dove se tu cammini per strada trovi degli edifici sui quali ci sono dei cartelloni. A nessuno passerebbe per la testa di dire che è realtà aumentata perché c'è l'aumento dei cartelloni. I cartelloni fanno parte della realtà tale e quale come il mattone. Noi andiamo semplicemente verso un mondo in cui la realtà sta cambiando e la luce che proviene dagli oggetti
sta cominciando ad avere la stessa dignità della luce che proviene da un proiettorino sul display, oppure fra un po' da una lente a contatto o da un innesto sul nervo ottico. Magic Leap, ognuno ha le sue idee su che cos'è, diciamo. Sì, tutti quanti aspettiamo quello. In questo senso, tutti aspettiamo quello da quando è uscito Google Glass, che molte persone pensavano che Google Glass fosse Magic Leap o fosse HoloLens. Io prima ho fatto la faccia storta su HoloLens, perché non perché non sia meraviglioso, è una cosa fantastica, ma perché quando l'ho provato la prima volta ho detto ancora non è quello che tutti vogliamo che sia. È una meraviglia, perché ha una stabilità e una capacità di integrare gli oggetti virtuali strepitosa, però assolutamente non c'è drift, fantastica, però appunto c'è ancora il field of view piccolo, cioè non è dappertutto come... Però pensiamo a questa cosa con gli occhi di 3 anni fa o di 5 anni fa. Cioè, abbiamo fatto un passo avanti di 50 anni. Ci sono serie di fantascienza sul 2070 che... Abbiamo fatto un salto incredibile in 3 anni, in 5 anni succederà qualcosa. In pochissimi lo sanno, in pochissimi lo stanno praticando, e non so chi di voi dice, no, il praticare è fondamentale. Se io non pratico, non passo dalla conoscenza d'uso alla coscienza d'uso, sarò un utilizzatore, e se l'utilizzare una tecnologia mi darà la sensazione di poter progettare, sarò un pessimo progettista. Viviamo in un mondo totalmente disergonomico rispetto ai sistemi digitali, no? Da ritirare pochi contanti al bancomat a quanti altri, no? Lei ci sta per cacciare, ma noi teniamo duro, facciamo finta di nulla. E quindi credo, ritorno, come dire, sul mio versante, diciamo così, non che sia contrapposto, ma fortemente integrato con il vostro. C'è assoluta necessità di formare proprio una mentalità nuova, un approccio differente nei giovani, nelle persone che approcceranno come utenti, sicuramente, perché è una questione di palato, di cosa poi noi gli andremo a proporre, e loro dovranno essere con noi profondamente critici. Ma soprattutto se avremo poi dei designer tra loro che dovranno progettare qualcosa che sia coscientemente, eticamente utile, necessario, forte, a tutti gli ambiti anche d'applicazione di sì, il bello può essere soggettivo, però ci sono anche degli ambiti dove può essere applicato, pensate ai padiglioni ospedalieri, noi collaboriamo con fondazioni anche sanitarie, con tutta questa, ci si può muovere, ci sono anche fasce di utilizzatori che questo non possono farlo, che aspetti cognitivi invece possono essere aiutati rispetto a studiare il focus attentivo dell'utilizzare sistemi come questi, aiuta e dà idee, ma provandolo, capendo quant'è, facendosi venire il senso di nausea, provando per X tempo questi sistemi, può dare l'idea di come può essere applicato invece in ambienti o per ambiti o per persone che invece hanno dei limiti forti cognitivi piuttosto che percettivi. Penso che chiudiamo. Sì, io chiuderei, perché grazie. Penso che... grazie del... La pennetta sono tutto, sono poi nel ragazzi. Sì, sì, no. Sta. No, però ci abbiamo.